Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video direttamente dall'isola d'Elba. Oggi andremo a fare il resto del percorso, ovvero la costa est. Ho già un'escursione da fare, quindi adesso mi recherò subito al posto, ma vi farò vedere dove vado appunto. Ma che spettacolo! Bellissima! Ci stiamo avvicinando a Capo Villeri, anzi siamo a Capo Villeri. Capo Villeri. Qua che è? Suppata l'incendio. Gli ex colleghi ragazzi. Spettacolo! Va che tornate. E qua c'è il mare ragazzi. E se su un'isola non ci fosse il mare? Però che strade, eh. Dovrebbero riasfaltarle un po' però, eh. Capo Liveri. Bel paesello. Pratica, adesso vi spiego un attimo, sto andando per visitare le miniere, perché qua comunque era una zona mineraria importante, era la più grande miniera di magnetite credo d'Europa, se non sbaglio. Che bel paesello Capo Liveri. Ah, che spettacolo ragazzi! Oh ragazzi, che bello di qua! To dream on the night. Oh my. Oh yeah. Ah, che bello! Spettacolo ragazzi! Spettacolo! Pezzettino di off-road, circa un chilometro. Spettacolo! Vecchio off-road così, proprio una passeggiata. Che spettacolo! Sì, però devo dire, almeno un chilometro di strada. Asfaltala, cacchio! Asfaltala per un chilometro! Che bello! Plena natura! Qua c'è l'acqua! C'è un po' di fango! C'è la strada franosa, attenzione! Che bello! Enduro 2! Siamo arrivati? È qua? Ok, dovrebbe essere qua. Si può andrà. Thank you.
Ok ragazzi, visita alle miniere consigliatissima, poi ringrazio la guida Stefano che è stato davvero molto esaustivo, ovviamente non vi faccio vedere tutto perché cioè, bisogna che venite anche voi a vedere con i vostri occhi, ho fatto una piccola inquadratura dalle piccole spezzoni della visita, ma se volete venire a vedere questa comunque pezzo di storia dell'isola d'Elba, io vi consiglio appunto di prenotarvi, mi sono prenotato ieri io, poi vabbè a ottobre è una, mi ha detto che è una delle ultime escursioni che fanno, che vabbè d'inverno non è così attiva, a ottobre in poi non è così attiva il museo e tutto, però devo dire che è molto interessante anche scoprire quello che è la storia. Per me è molto interessante, non vi sto lì a spiegare la storia, però è molto interessante sapere. Però io nei miei video voglio portare solo contenuti del viaggio in moto, vi faccio vedere che ho visitato e non essendo un divulgatore di cultura non voglio soffermarmi su queste cose storiche, però comunque sappiate che se venite all'isola d'Elba un pezzo della storia è quello, poi ci sono tante altre cose, ville napoleoniche e tutte quelle cose lì, quindi che devo dire in due giorni visitare tutto è un po' difficile. E niente, adesso pausa pranzo e dopo mi andrò a visitare il restante, cioè a percorrere il restante dell'isola. Certo che è davvero bellissima ragazzi, bellissima, guardate qua. Tac. Ragazzi, bello lo spettacolo, però è da tipo 3-4 km e sono attaccato dietro al bus. Dietro al bus. Ma che bello! Io Marina. Che è l'altro porto diciamo dove arrivano i traghetti da Piombino, in teoria se arrivate a Rio Marina ci mettete di meno, però siccome il biglietto costava di meno arrivare a Porto Ferraio, allora sono sbarcato a Porto Ferraio. Ma che bello! Bellissimo porto qua. Wow. Bello, bello, bello. Spettacolo ragazzi, spettacolo. Sono altre miniere queste, cioè sempre della stessa ditta, queste le hanno create prima come spiegava la nostra guida. E hanno chiuso con quelle che sono andato a vedere prima lì a Porto Liberi. Guardate qua, si entra nella selva oscura ragazzi, bello.
qua, che vista, quanto adesso si vede la terraferma d'Italia, bello, guardate lì, prima di entrare quasi nel Gran Canyon. Wow, spettacolare ragazzi, spettacolare. Wow, ma che bello, ma che bello. Andiamo, facciamo un po' di off-road oggi ragazzi. Che spettacolo! Rosso l'abbiamo visto un po' a secco, però l'abbiamo visto. Adesso proseguo il giro dell'isola. Andando a finire ancora a Portoferraio. In un attimo da un paesaggio quasi desertico al bosco, davvero davvero spettacolo, una quantità di ambienti diversi uno dall'altro. Devo dire che questa parte qua di isola da cavo verso, diciamo, Rio dell'Elba è un po' più selvaggia, infatti a parte le 2-3 case, poi per un bel po' di strada non c'è un cavolo. Un po' più selvaggia le strade, infatti fanno schifo. Dall'Elba un sacco di vento, molto molto bello, caratteristico. Ai ai ai, bottiglia a terra.
Ora la direzione è Portoferraio. Che belle casette. Spettacolo! Attraverso animali selvaggi, selvaggi! Oh, che bello! In cima al mondo! Spettacolo, ragazzi! Via, wow! Spettacolo! Porco cane! Che strada! Te va che roba! Va che roba! Porco Giuda! Volterraio, e adesso non so tutto preciso dov'è. Si vede qualcosa? Ah, là sopra, fortezza del Volterraio. Dovremmo esserci alle fortezze. Siamo proprio sotto la fortezza. Fortezza dei Medici questa. Di Cosimo dei Medici, la città di Cosimo dei Medici. Spettacolo! Va va! Allo yacht, lo yacht! No, lì non è uno yacht, è una nave, figa! È una crociera questa, non è uno yacht! Da passare. Qua si può vedere bene la fortezza di lì. Ora ritorno verso l'albergo. Ormai la strada l'ho imparata a memoria. E niente, per oggi è tutto, domani si ripartirà per tornare a casa. Se vi è piaciuto, se vi sono piaciuti questi due video sull'Isola d'Elba, ragazzi, sapete già cosa fare: iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace. E magari lasciare qualche commento. Se non avete visto il primo video, la prima parte, vi lascerò ovviamente la scheda in alto a destra, ragazzi, come al solito. Quindi ancora grazie per aver visto questo video da questo posto davvero spettacolare, incantevole, che è l'Isola d'Elba.
domenica prossima, adesso vedo se portarvi viaggio verso la fine, verso casa, perché vorrei fare un po' di strade, diciamo non autostrada ma strade secondarie, magari l'allungo di un po', volevo fare un po' di strade secondarie. Quindi niente ragazzi, grazie ancora del vostro supporto e alla prossima, ciao ciao!